Eopla, eccoci, bentornati su Radio Web in Volo, sempre un po' a tema natalizio, come potete vedere, e eccoci in questa nuova puntata di Vita da Regista. Ritroviamo Valentina Galdi, con cui già da 2 anni a questa parte ci siamo ritrovati in più format di Radio Web in Volo. Buongiorno, ciao Paolo, ma questo è il mio format preferito però, Giustamente, diciamo, è comunque il tuo ramo, comunque, assolutamente. Sì, è l'evoluzione che volevo. Perché mi ricordo che ti avevo invitato inizialmente su Intubati. Intubati, esatto, su Intubati. Poi anche su Film Mitici addirittura. Anche insieme a Rosa Maria Maugeri, con cui vi siete ritrovati di recente proprio al premio Vincenzo Crocitti. Esatto, sì, il 4 dicembre, sì. Ci siamo conosciute di persona. Ecco, esattamente. Purtroppo non ho avuto la possibilità di esserci, però sicuramente è stata una gran bella occasione. Sì, molto, molto bella, infatti anche conoscere Francesco, no, è stata una bella serata. Assolutamente. Allora, io ti ho voluto qui invitare per parlare non solo dei vostri ultimi lavori, appunto come la Dietro Company, vogliamo sempre dire così, comunque i tuoi lavori, scusami, come regista, e in quanto di recente appunto hai realizzato un cortometraggio intitolato Hero, una storia molto breve ma comunque molto carina, che comunque denota sempre l'intento di trattare con pochi fronzoli, con poche idee, comunque un tema comunque interessante. Toccare neve scoperte, mi piace dire questo, insomma. Vuoi parlarci di questo tuo Hero? Sì, l'hai detto praticamente benissimo. È un po'... le mie opere sono sempre una sorta di contraddizione tra quel che sembrano oggettivamente e quel che in realtà c'è sotto e l'obiettivo che si pongono. Hero in realtà era una sorta di sfida per tutti noi, per imparare a gestire un po' la variabile tempo, sia dal punto di vista di riprese, sia dal punto di vista proprio di durata dell'opera in generale, perché è il primo micro short film e doveva essere realizzato per un concorso di cortometraggi. Poi, per un problema di spedizione del telo, che avrei visto nel cortometraggio, non siamo riusciti a realizzarlo in tempo, per cui poi l'abbiamo un po' modificato, sforando anche un po' quello che era il tempo massimo, perché mi sembra che il tempo massimo erano 90 secondi, noi l'abbiamo portato comunque ai 2 minuti. È un'opera che rispecchia un po' l'infanzia di tutti noi, ecco. È un episodio semplice che dimostra come a volte la fantasia possa aiutare a superare un malessere temporaneo. Abbiamo utilizzato, tra virgolette, un bambino perché era forse l'esempio comunicativo più immediato. Abbiamo questo figlio che si ritrova in una problematica familiare, piuttosto comune, quindi un litigio tra i genitori, e lui si rifugia nella sua cameretta, nella sua fantasia, in cui diventa l'eroe, come se potesse salvare il mondo, ma in realtà lui vuole salvare semplicemente se stesso, estraniandosi dalla realtà che, come abbiamo deciso di mettere nella citazione iniziale, si rivela per lui essere in quel momento un po' tiranna. Quindi è un po' un significato ampio, alla fine è in contraddizione a quei piccoli, cioè a quei 2 minuti, noi ci mettiamo sempre una spiegazione più estesa, per cui mi piace sempre parlarne, così ho la possibilità anche di facilitare il compito del pubblico di capire quelle che sono le mie opere un po' ermetiche, devo dire la verità, sono cosciente di questo. Poi tra l'altro Hero, cosa importante da dire, ha la colonna sonora realizzata totalmente da Gaetano, che è la prima volta che si cimenta nella composizione di musica propria, quindi
è importante anche solo per quello, direi. Fantastico. Oltre a questo, tra l'altro, un altro corto che avete realizzato, invece, è un corto animato, che tanto è una collaborazione, mi dicevi, internazionale, è Do We Have a Chance, un corto animato a tema LGBT. Ecco, che storia ha appunto questo tuo progetto? Sì, Do We Have a Chance è una collaborazione internazionale nata un po' per caso, come al solito. Nascono sempre così le idee forse migliori. Ho anche altre storie che vorrei realizzare in live action, però ho avuto la fortuna di conoscere questa animatrice ungherese. È importantissimo dire la nazionalità dell'animatrice proprio perché, tenendo conto della situazione culturale e politica in Ungheria, l'averci messo la faccia, il nome, è sempre, sempre lodevole. Quindi io lo dico e lo dirò sempre quando mi chiederanno di questo cortometraggio. È un'opera che abbiamo realizzato in tre, io, l'animatrice e il musicista che si è occupato anche degli effetti sonori in generale, Lorenzo, che ci aiuterà anche nel prossimo progetto che poi insomma ti anticiperò. È un cortometraggio molto semplice, del resto anche la menzione speciale che ha ottenuto dall'Accademia Griffith il 5 dicembre, che ho ritirato in presenza proprio perché ero lì a Roma per il premio Crocitti, quindi è stata anche una bella occasione per conoscere tutta l'organizzazione dell'Accademia e dello Slow Film Fest. Ha vinto, e mi piace ricordarlo, per la sua forse estrema semplicità. Ecco, ha dimostrato in maniera infantile, ed era proprio la mia intenzione, il malessere e il disagio che una persona omosessuale può vivere all'interno di una società che anche indirettamente, attraverso degli stereotipi che io ho inserito nelle scene del cortometraggio, come il cartellone che definisce la famiglia perfetta, madre, padre, figlio, oppure il bambino piccolo che solo perché di sesso maschile gioca con la macchinina, le coppie totalmente eterosessuali, vive proprio perché questa società ha questi stereotipi e lo accusa anche indirettamente di essere diverso, di essere sbagliato. Però allo stesso tempo, ecco, ha quel plot twist finale che almeno per me dovrebbe spingere un po' ad avere coraggio di fregarsene un po' di quello che abbiamo intorno. E penso che proprio la cultura, il mondo dell'arte abbia questa possibilità e debba cercare di cambiare un po' il mondo, tra virgolette, cercando di trascinare le generazioni più piccole e di cambiare un po' la mentalità di quelle un po' più grandi, perché sono messaggi che arrivano nell'immediato. Hai parlato di cortometraggi come i nostri che toccano nervi scoperti, ma ce ne sono veramente tanti, perché proprio il mondo del cortometraggio è sempre un po' legato alla tematica sociale, alla morale, che poi ovviamente è sempre la morale del regista, quindi non si può parlare proprio di legge della natura, però spesso e volentieri noto che nei cortometraggi cerchiamo di dare un messaggio di inclusione, di rispetto reciproco, di apertura mentale. Quindi penso che sia un po' la nostra missione, in un certo senso. Assolutamente, e questo poi si è visto anche nei vostri lavori precedenti, insomma, tra Memorie sbiadite, Alingabbia, insomma, comunque l'intento comunque è sempre in qualche modo da dare comunque una voce, diciamo, artistica a tematiche comunque importanti. E io ti dico, a livello proprio tecnico, cioè, per quanto magari possa in qualche modo essere sperimentale il vostro progetto, c'è comunque molta cura, molta professionalità, quindi è molto interessante quello che fate. L'affiatamento ci porta sempre a
a farli adesso così, per fortuna, insomma, perché stiamo imparando a gestire attrezzature, competenze, la variabile fondamentale, la variabile tempo, capire quanto tempo ci mettiamo per fare un'opera di tot minuti, tenendo sempre conto, insomma, dei vari imprevisti, potrebbero, poi dipende sempre dalla location, di quanta preparazione possiamo fare alla location. Però vedi, tornando anche un poco al discorso di Hiro, abbiamo girato recentemente un cortometraggio a tema natalizio che è un vero e proprio esperimento perché, come non so se sai, ma sicuramente a Salerno ci sono le luci d'artista, quindi abbiamo girato per strada, quindi ecco, lì non hai tutta questa possibilità di prepararti luci, ci sono le persone. Ci sono tantissimi fattori esterni che ti condizionano, però allo stesso tempo, tornando a Dio, noi in quella giornata lì, in quelle 5 ore, 5 ore e mezza, ci siamo totalmente estraniati dalla realtà. Quindi vedi, anche il concetto di Dio, nonostante sia impostato su un episodio di un bambino, in realtà possa essere veramente esteso in varie situazioni, ci sentiamo totalmente distanti dalla realtà anche se affrontiamo una tematica sociale. Quindi è un po' questo che noi cerchiamo di mettere anche nelle opere, di dimostrare come anche una minoranza, oppure perché noi artisti in un certo senso siamo una minoranza, abbiamo una voce in capitolo in qualcosa. È sempre un po' difficile, è sempre un po' complesso, ci potremmo stare delle ore a parlare di ogni progetto, perché poi mano a mano che ne parli ti vengono sempre in mente altre situazioni, altre motivazioni che hai per mettere in scena qualcosa. Quindi cerco di essere meno prolisse, insomma, chiudo i discorsi così mi inviterai altre volte, ne parleremo sempre volta per volta. Assolutamente. E, beh, intanto, vabbè, così a conclusione ti chiedo come procederà il percorso appunto artistico che state realizzando come gruppo, ecco, che previsioni vedete per il 2023? E allora adesso dobbiamo aprire un altro capitolo. Allora, no, in realtà io, come ho scritto anche nelle nostre pagine social, Hiro è stato l'ultimo, ma non ultimo, progetto della Theater Company. Questo perché dopo tanti temi sociali affrontati ci siamo resi conto di dover diventare un qualcosa di diverso. Per cui siamo diventati un'associazione e abbiamo deciso di cambiare nome mantenendo sempre un attimo la nostra identità, nel senso che l'associazione si chiama Gladiarte, però sarà sempre Gladiarte by the Gladiator Company, e proprio per mostrare ancora di più la nostra inclinazione verso il tema sociale. Quindi nel 2023 ci auguriamo che vada molto meglio del 2021 e del 2022. Ovviamente sarebbe assurdo il contrario, però ecco, ci firmeremo con un altro nome. Il team, come sempre, anche se non è che era molto diverso al momento, vedrà anche delle persone nuove che sono entrate in squadra proprio nell'ultimo cortometraggio che abbiamo girato proprio lunedì, che anche in questo caso era un esperimento per testare anche le new entry, ecco. E quindi, secondo i miei pronostici, non dico subito dopo le feste, perché subito dopo le feste ci sarà la presentazione dell'associazione attraverso un evento in cui ci faremo conoscere per chi ancora non ha avuto modo di sapere cosa fosse e cosa facesse la Gladiator Company, però verso, non lo so, penso febbraio uscirà forse il primo progetto firmato con il nostro, ecco, nome burocraticamente esistente, concreto. Per la prima volta, ecco, possiamo dire così. Ok, allora, beh,
facciamo chiaramente noi di Radio Web in Volo in bocca al lupo, e se appunto ci saranno novità per il 2023 saremo a disposizione per parlarne. Insomma, in quanto comunque ci conosciamo comunque da 2 anni, ci piacerebbe sapere quelle che sono le vostre novità. Poi siamo comunque anche partner del Premio Vincenzo Crocitti, quindi siamo a disposizione degli artisti Proprio per. a tal proposito, con l'associazione cercheremo appunto di fare alcune partnership, però ecco, ancora taccio un poco per scaramanzia e vedremo, vedremo. Abbiamo in mente belle, belle cose. Certo, bene, bene. Allora rimaniamo con la curiosità e rimaniamo assolutamente in attesa di vostre novità, di vostri nuovi progetti. E ancora in bocca al lupo, grazie mille appunto per essere stata qui con noi. Io ti ringrazio Paolo, ringrazio anche tutta l'organizzazione e la redazione, veramente perché ormai mi sento a casa, infatti l'intervista è su un divano perché io adesso sono a casa quando vengo invitata qui, quindi veramente vi ringrazio e ne approfitto, almeno vi auguro buon Natale perché ci siamo ormai, no? Certo, assolutamente. Auguri, auguri anche a te, auguri a tutti quelli di Gladiator Company o Gladiarte, insomma, come dicevi adesso. Grazie. E chiudiamo qua, ci ritroviamo all'1:30 per una puntata di Sound Marino Extra. Troveremo una band prog metal, si chiamano Yashna, che presenteranno il loro nuovo singolo Flesh and Bones. È stato molto, molto curioso, che scopriremo insieme nella diretta delle 13:30, appunto, quindi ci vediamo presto. Grazie ancora, auguri Valentina, grazie per essere qui con noi. E Grazie. grazie anche a voi che ci avete seguito. Buon proseguimento su Radio Web in Volo. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto, condividete, lasciate un mi piace. Siamo su Facebook e caricheremo questa puntata anche su Instagram e YouTube. Siamo anche su Twitch, Telegram e TikTok. Quindi ci vediamo alla prossima puntata, all'1:30 di nuovo in live qui su Facebook. Arrivederci.